Timoteo, sto per dirti qualcosa di molto importante. Apri le orecchie e intenderai. Nessuna felicità si ottiene dandosela a gambe levate. Quello che fai, finta di non vedere, viene a trovarti. Non solo di notte, le questioni irrisolte ti uccidono dentro, diventa un tormento. Affrontale e allontanala definitivamente, ma veramente. Non illuderti, l'amore vero costa, la libertà è la risposta. Ma attento a non confonderla col libertinaggio. Abbi il coraggio di essere puro. Lascia la paura che te lo mettano nel culo. Guardati allo specchio e sarai saggio. Evitalo e sarai come un mulo. E continua ancora a dire a te stesso: io sono migliore di così, non godo così così. Non mi accontento, cerco l'oltre, non le mostre. Cerco sempre le risposte per vivere da bruti fatti non foste. Perché il primo passo per la guarigione non è come pensi avere ragione, trovare una logica, una religione. Per esperienza cadere in tentazione serve ascoltare, ascoltarsi, darsi, mettersi in azione, guardare e riconoscersi, parlare e non confondersi e mai smettere di fare l'amore. La domanda che ti pongo è: quanto sei disposto a lasciare una falsa idea di te stesso per dare spazio a qualcosa che tu sei qui adesso? Quanto sei disposto a lasciare una falsa idea di te stesso per dare spazio a qualcosa che tu sei qui adesso? Scendi girando. Scendi girando. Devi fare così, cioè lo devi tenere fermo e fa così. No. Adesso indietro. Fermo, no, avanti. Oh! Mamma mia, Gianna, bravissimo! No, aggiù! No! Non sono riuscita, aggiù! No. Ma mi stai prendendo per il culo! Vabbè, togliamoci dal cazzo, non mettere un po' più in mezzo. Non mi accontento, cerco l'oltre, non le mostre, cerco sempre le risposte per vivere da bruti fatti non foste. Perché il primo passo è per... Lasciamo la giornata. Okay. Dopo circa 2 ore di calibrazione, ragazzi, siamo qui e facciamo volare questo cazzo di video, ok? Siamo a mare, in casa a mare. E oggi mamma ha intenzione di farmi le treccine. Lei si sente ancora in forma, ma già so che verso la sera mi maledirà. I negozi che tengono troppi vestiti a me non piacciono, perché tipo io vado in crisi. Cioè, nel senso che io volevo dire che l'obiettivo è che tu, tenendo l'imbarazzo della scelta, e siccome ti piacciono tutte e tre, alla fine tu vai là per comprarti una cosa, se compri tre. Certo, ma quello è il loro fatto. Perciò preferisco le pezze vecchie. Però voi mi dovete dire, io perché devo spendere 100-150 euro per una camicetta quando pezze vecchie ci dà questa camicetta 50 centesimi, ragazzi, 50 centesimi. E dobbiamo spendere, ma che è tutto sto business? L'amore vero costa, la libertà è la risposta. Ma attento a non confonderla col libertinaggio. Abbi il coraggio di essere puro. Lascia la paura che te lo mettano nel culo. Guardati allo specchio e sarai saggio. Evitalo e sarai buono. Fantastica esperienza di una giornata intera di treccine. L'altro giorno siamo andati a un incontro di preghiera con il mio gruppo parrocchiale. Siamo andati sul mare a Baia Verde, in un posto totalmente buio, con un elicottero che ci girava intorno. Ed era l'unico elemento di disturbo, anche perché dentro i nostri cuori c'era un sacco di silenzio. Abbiamo pregato, abbiamo fatto l'adorazione eucaristica. E dopo il prete che stava guidando la messa, Don Giuseppe, ci ha invitati a scrivere la cosa che ci rende più schiavi in questo mondo, nella nostra vita. E poi abbiamo bruciato questi foglietti. Le cose negative con Dio possono diventare molto positive. Con l'amore, no? Dio è amore. Dio è amore, quindi qualsiasi cosa noi facciamo con amore ci fa crescere, ci fa evolvere. E quindi io ho deciso di affidare all'amore la mia tristezza e le mie aspettative. Ragazzi, chi ha detto che le donne sono il sesso debole? C'è una pesta di parole! C'è una pesta di parole con divisione! C'è una pesta di parole sociale! Ci hanno appestato la parola, mi piace. Ci hanno appestato. Sta veste sicura in una maniera. Ci hanno abbracciato. Invece che contagio, è cura. Tocchiamoci.
non a livello malato come piace a voi, eh? Quello sempre con rispetto. E quello dice: io voglio il tuo bene. E cos'è per te il bene, esattamente? Un mondo di merda. Le persone non stanno più a contatto con il dolore. Non sappiamo più stare a contatto con il dolore, non ce ne sappiamo più prendere cura, siamo totalmente disumani. Perché? Perché siamo dietro a questi schermi, premiamo un like. La gente muore a mare, sì, è una cosa virtuale in realtà. Non ci crediamo veramente. È come un film, è finzione scenica. Noi entriamo proprio in quel meccanismo psicologico che usa la mente per guardare i film. La mente, quando guarda i film, per tutto il tempo sospende la realtà. Fa finta che la realtà sia un'altra, quella del film. Solo così noi possiamo guardare i film, perché se non avessimo questa capacità di sospendere la realtà per un attimo, noi rideremmo di fronte a un film, ci sembrerebbe assurdo, non reale appunto. Così ci atteggiamo anche nei confronti della realtà con la R maiuscola, noi non la vediamo nella sua completezza. E quindi siamo abituati al dolore, premiamo un bottone, premiamo un pulsante oggi per fare le guerre. Stai lì, dietro una console, premi un bottone, sganci una bomba, hai fatto. Hai ucciso 8 persone. Mandi un comando di non accogliere delle persone che nel loro paese stanno morendo e quindi si rifugiano in un'altra parte del mondo che non è nostra, perché chi cazzo l'ha detto che l'Italia è mia? In realtà queste persone rappresentano il naufragio contemporaneo, il naufragio nostro interiore, l'incapacità di vedere. Perché il primo passo per la guarigione non è, come pensi, avere ragione, trovare una logica, una religione. Allora, una cosa è l'arte nell'alta moda, e una cosa è idolatrare la moda, e una cosa è idolatrare quello che fanno i personaggi attraverso degli stracci, perché tu ci puoi mettere anche il filo d'oro nella maglietta, caro mio, non vale tutti i soldi che guadagni per quella merda di maglietta, e non vale la tua persona soprattutto. Ma cioè, oh, strani. Se c'è una cosa della quale io posso vantarmi è di non aver mai alimentato il mercato femminile. Che significa il mercato femminile? Andare una volta a settimana, due volte a settimana e anche 5 volte a settimana dall'estetista. Comprare tutte quelle cose che si dice siano necessarie per la nostra bellezza. Non devi avere le occhiaie, non devi avere troppe sopracciglia, non devi avere i peli sulle gambe, non devi avere la pelle secca, non devi avere la pelle grassa, non devi avere i capelli unti, io posso essere il cazzo che mi pare, sono già bella intrinsecamente, emano luce dal cuore, quindi non ho affatto bisogno di alimentare un mercato femminile. La libertà che noi donne spesso crediamo di avere è una libertà del cazzo, una libertà fasulla. Crediamo di avere di fronte a noi una serie di cose che noi diciamo di fare per la nostra libertà personale. Li conoscete, no? Tutti i discorsi delle femmine che fanno anche quei monologoni su Facebook, scrivono quegli stati di 30 ore in cui devi stare a leggere se proprio c'hai voglia, di loro che hanno superato tutto un percorso personale di crescita personale, di liberazione. Quindi tu, uomo, puoi scopare con tutti, io non posso scopare con tutti, cioè devo scopare con tutti perché deve piacere fare i pompini, ok? Perché altrimenti non sono una persona libera. Sì, posso anche non farli? Ok, posso anche decidere di non farli, giusto? Vengo chiamata figa di legno. Una donna dire che non gli piace fare pompini è meno bella per questo, è meno porca e meno meno adatta agli uomini forse, sì, perché noi passiamo tutta la vita senza neanche accorgercene, è una cosa atavica ormai che facciamo, ma passiamo tutta la vita a voler piacere agli uomini. Che è sta storia che Luca e Salmo si fanno il dissing via social? Ma una volta si sparavano in testa, cioè i rapper veri, cazzo, mi confesso, cioè Tupac, raga, ma che è sto qua? C'è ognuno a casa sua, il muro davanti, tristezza infinita. Stasera invece proviamo l'Evercron. Non mi accontento, cerco l'oltre, non le mostre, cerco sempre le risposte per vivere da bruti fatti non foste. Quella gente, no, io dovevo farci un attimo da capo. La gente è pazza, ma c'è. No, io non ho più nessuno. Ah. Quindi. Okay.
Gesù Cristo, ho letto appena sto post, affitto uomini per donne incomprese. Cioè, tu credi che le donne incomprese abbiano bisogno di un uomo? Le donne incomprese tutto quello di cui non hanno bisogno un uomo, credimi. Oggi si parla tanto di questo individualismo bastardo, no? Che io non lo sopporto più, raga. Cioè, io sono io, faccio il cazzo che mi pare, ho i miei valori personali, la mia sfera di relatività e sto bene. E se tu non adempi ai miei desideri, puoi andartene bellamente a fanculo. Noi spesso ce lo dimentichiamo. Io ho dei valori e non me li vendo per le menate e solo per essere alla moda, solo per seguire i tempi, solo per adattarmi a questo pensiero unico. Ma ve ne rendete conto che c'è il pensiero unico, esattamente come era descritto nel Grande Fratello? E se non rispetti quel pensiero unico sei un emarginato, un escluso, un depresso, uno che non alza il culo, una serie di cose. Lo relego al discorso della donna, questa cosa qui, perché è molto importante anche per la donna capire la stessa cosa, un discorso di presa di coscienza su chi siamo. E alla fine l'umanità la potremmo vedere quasi come una donna. Non riesce a capire esattamente chi è questa umanità. L'uomo non riesce a capire, non riesce a rispondere alla domanda io chi sono. Successo in Siberia, potrebbe succedere qui. Immaginatevi, non lo so, immaginatevi Fedez, l'asteroide che cade, facciamo un selfie. Chiara Ferragni, in mutande in mezzo alla strada. Pensateci bene a emanciparvi, a uscire fuori dalla palla, a capire che la gabbia è mentale. In realtà, probabilmente, tutto questo lo stiamo creando noi con il nostro pensiero. In realtà per l'uomo c'è sempre speranza. E in realtà l'unica cosa che non stiamo facendo è invertire il senso di marcia proprio perché siamo ingabbiati. La fine del mondo, ma io non ci credo nella fine del mondo. L'uomo si salverà, la gabbia mentale, ragazzi. Diciamo che attraverso le macchine la stiamo rendendo quasi un essere vivente, in un certo senso. Liberiamoci.